Ragazzi, buongiorno. Per la ricettina di oggi abbiamo questa bella salsiccetta che ci ha preparato Enzo sbriciolata e la facciamo un poco soffriggere. Guardate che bella con l'aglio. Ragazzi, arrivati a questo punto della cottura, facciamo sfumare giusto con un poco di vino rosso, così, in questo modo, e continuiamo la cottura. Mentre la nostra salsiccia finisce di cuocere, mettiamo i nostri broccoli che vi presentiamo a sbollentare un poco. Una volta che si è asciugata, la nostra salsiccia è pronta per essere tolta dal fuoco. Prossimo passaggio, dopo aver scolato i nostri broccoli sbollentati, di cui abbiamo lasciato poi anche un po' d'acqua, li facciamo saltare un po' in padella con olio e aglio. Ragazzi, quando sono più o meno così, i nostri broccoli sono pronti, quindi sono saltati in padella con un poco d'aglio, e adesso li andremo a fare a crema. Allora, abbiamo messo i nostri broccoli saltati nel frullatore con sale e olio, abbiamo aggiunto l'acqua di cottura e adesso andiamo a frullare. Una volta frullato, aggiungiamo la besciamella, che purtroppo per mancanza di tempo non siamo riusciti a fare in casa. Andiamo a fare questa bella crema di broccoli e besciamella da utilizzare per la nostra lasagna. Primo strato di besciamella e crema di broccoli e andiamo a prendere le nostre lasagne all'uovo. Primo strato completato, abbiamo quindi crema di broccoli e besciamella, fior di latte, provola, salsiccia e parmigiano reggiano. Eccolo qua lo strato della nostra lasagna. Abbiamo quindi fior di latte e provola di gaeta, parmigiano reggiano, crema di broccoli e besciamella e la nostra salsiccia. Eccola qua, la nostra lasagna pronta per essere infornata. Ragazzi, eccola qua, la nostra lasagnetta con crema di broccoli. Guardate che spettacolo, guardate, appena cacciata dal forno.